Amiche e amici di Sport Plus, siamo qui al Pala Gianni Asti, dove la Reale Mutua Torino ha appena sconfitto Cremona 96-83, uno dei giocatori che ha dato spettacolo questa sera, oltre a 14 punti, Tommaso Guariglia. Una bella partita, la prima parte però vi hanno messo in difficoltà. Bisogna lavorare soprattutto su questo, è stato un avvio poco brillante, specialmente sotto il punto di vista difensivo. In attacco, sotto il punto di vista statistico, non abbiamo avuto particolari difficoltà. Loro hanno tirato con percentuali molto alte, specialmente nel primo tempo. Nello spogliatoio a metà partita ci siamo guardati, abbiamo capito che dovevamo partire dalla difesa, perché 44 punti nei primi due quarti erano troppi. Siamo ripartiti da lì, il terzo quarto è stato il quarto del parziale che poi ha messo quel gap che ci siamo portati fino alla fine della partita, l'abbiamo chiusa lì. Bisogna ripartire sicuramente da questo secondo tempo sotto il punto di vista dell'attitudine difensiva e offensiva. We are with the MVP of this match. You have played a very good match in the first part of this evening. Yeah, I think it's a solid game for me overall, but like I said, we came up short with the win, 13 points. We'll go back to the drawing board and work on getting better. It's difficult to imagine Cremona in the low part of this championship. Why? Yeah, it's difficult. I mean, you know, we're working, getting better. I think with you know, Cremona, that first time being an 8-2, there's a lot of learning for us. But you know, we're taking our guys with the young guys we got and the older guys we got, and we're trying to get better every day. Okay, good luck for the future. Thank you, appreciate it. Jackson, you have played a very good match this evening, and also the team. I agree. We came out. We took care of business. Had some ups and downs, but we got the job done, so that's good. This evening you have played in the first part, 3 points, 4-4. It's a good experience, it's a new experience. I did it once before this year, but preseason, so it's good to do it in the regular season. But my teammates found me when I was open, so that's good. What do you think about the future of this team? Good job. I think we have a bright future. We just got to keep, try to stay healthy, work together, work hard, and take care of business. Okay. Thank you. Coach Franco Ciani, è stata vendicata la sconfitta dell'andata. Torino ha sofferto comunque nei primi due quarti, forse più del dovuto. No, direi più del dovuto no, e neanche più del previsto. Loro sono una squadra tosta, solida, chiaramente Duvier non è ancora dentro il loro sistema, però è un buonissimo giocatore. All'andata ci hanno insegnato che non mollano mai e abbiamo dovuto far tesoro di quell'esperienza. Noi venivamo da un carico di lavoro importante in questo periodo, ci siamo sciolti di più nel secondo tempo, abbiamo trovato più il nostro ritmo. E soprattutto abbiamo migliorato in difesa, e questo ci ha aperto il contropiede, cosa che nella prima parte non avevamo sfruttato a dovere. Per cui direi l'importante è stato prendere un vantaggio importante che ci ha consentito anche una gestione delle energie e dei piccoli acciacchi che abbiamo in previsione anche delle famose 3 partite in 8 giorni che ci aspettano. Coach, io credo che la cosa più bella sia, Alessandro, fai vedere qui intorno tutto questo pubblico, questo amore verso questa squadra, ed è veramente merito vostro, di tutto il team, di tutta la società, perché stiamo respirando aria nuova qui al Pala Gianni Asti. Sì, stiamo lavorando dal primo giorno per darci un'identità, per mostrarla e per essere affascinanti o accattivanti, come preferite, con questa nuova, questo nuovo modo di essere. Piano piano, lavorando tanto, sudando tanto, ma qualche risultato lo otteniamo. E questa risposta ci dà ulteriore energia, ci gratifica, e mi auguro che ogni settimana ci sia un po' più di gente sul parquet.
Gianluca Fea, cosa ti toccherà portare? La pizza o i pasticcini nello spogliatoio? Adesso vediamo, sentiamo il capitano cosa dice. In ogni caso quello che è va bene tutto. Senti, che soddisfazione si prova a vedere quella palla entrare, quel ciuffo, anche se all'ultimo secondo, anche se non è un canestro, lasciami dire, decisivo, ma credo che la gioia sia enorme. Veramente fantastico, avevo tirato la tripla dall'angolo, solo che l'ho sbagliata di poco, ho detto vabbè è finita, le occasioni sono finite, e invece per fortuna mi è capitato così, il tiro finale di fortuna è entrato.